E ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su FIFA 17 con la carriera Antora. Iniziamo con il fatto che io sono 77 e non più 79, perché io ho vinto l'ultima partita, perché dovrei essere diminuito? Scusate. Ho perso guadagni, non mi pare, perché un 35% ero 34, ho guadagnato qualcosina piuttosto. Il successo è andato avanti perché in realtà ho fatto una partita in casa e ho già avuto. Che problema avete? Che problema avete con me? Non ho capito. Sono peggiorato così, a caso. Ho detto no, non stai lavorando bene, non è vero. Va bene. Io devo incassare, Matsumoto non so neanche che cacchio sia. Ma senti, ma alleniamo meglio lui, perché comunque lo vorrei un po' più forte. Intanto so che lui può crescere. Forse dovrei fargli fare il torello, perché l'altra volta cresceva meglio con il torello, vero? CC. Però è cresciuto. È a 70. E a quanto pare a Tori invece continua a salire. Ah, vediamo se il mercato mi porta qualcosina. Non penso più, perché ormai. Ma invece. Non le leggi? Resoconto finale? Chi è? Ah, il CC. Ci è svincolato. Non c'è scritto. Ah, in generale 65. Non è neanche così forte in realtà. Chiedevi 5.000 di stipendio. Sicuro? Ah no, 6.000. Ah no, quello forte mi chiedeva 15.000, ma era un altro. Beh, lui non mi sembra tanto male in realtà. Ha un'ottima resistenza che serve con noi. Un fisico neanche tanto male, intercettazione buona, passaggio lungo, vabbè. Servirebbe più quello corto. E come va in attacco? Contrasto, ok, tiro da distanza fa cagare. Fa cagare proprio nel tiro. Però potrebbe essermi utile. Offerta per Mondalam ancora non vi arrendete? Ho aumentato i 20.000, ho aumentato, wow, tanto so che ci arrivate con la cifra prima o poi. Continuate a rompermi i coglioni ogni 2 giorni. Vediamo se quel centrocampista accetta, perché il Ruso inizia a farmi schifo. Offerta accettata. Vieni. Certo lo stipendio è ancora alto, ma ho visto che comunque gli incassi dallo stadio sono più alti dei miei stipendi giocatori in generale, quindi dovremmo andare. Giocatori ne abbiamo, sì. Chi è che non uso mai qua? Senti, ma se mettessi Saveda. Posto i Mondal che non mi serve a niente, eh? Vi siete finalmente arresi, porca vacca. Avete rotto i coglioni per troppo. Io ho sempre detto quella cifra. E Che sia una partita divertente, Pierre, lo scopriremo insieme eccoci di nuovo prestissimo. in partita. Oggi ho messo Wildig a destra, Cominciare la che da sfida tanto che non contro lo dei metto lì in fascia perché Stefano, che ne pensi della squadra penso che ottenuta? utilizzerò più lui Un'iniziale adesso sulla positiva, destra. decisione Non mi piace dell'Odin. tanto Tutti Hè. sapevano che il loro obiettivo era far sorprendere Ultimamente, comunque, è il Sassuolo più e Napoli e debole. cominciare a fare punti. E E vorrei che presto. qualcuno fosse qui. Ecco lo schieramento alle padrone di casa. L'allenatore ha optato dunque per il 4-4-2, modulo che gli dà garanzie ed Con il equilibrio nuovo sulla propria metà. centrocampista, magari È possiamo andato fare sul sicuro, qualcosa. Pierre. Adesso vedremo. Non capisco perché Wijnaldum sia in Si avvicina attacco, ma va all'area. bene. Si sono rafforzati a centrocampo con l'arrivo di questo giocatore, la sua prima uscita con la nuova maglia, e c'è grande curiosità Allora, anche di vedere ecco qua. cosa saprà offrire fin da Guarda subito. Romano Ha come si visto il libera. centro, può portarlo in Romano di vantaggio. merda! Ottimo Il intervento. destro tu non ce l'hai proprio? Palla che finisce in corner. Tira! Opportunità. È qui il portiere che si Turner! recupera. Come cazzo? Guadagna metri.
grande giocata. Occhio al tiro. Oh, per cacchio, l'avevo vista dentro. Angolo? Come cazzo? Com'è possibile? Ah, l'ha deviata il difensore. Bel liscio. Tutti, complimenti. E la madonna. Non state fermi a lamentarvi, porca vacca, andiamo. Attenzione, Figuera. No! Si chiama Figuera, no, non l'ho letto così bene. È il nuovo giocatore, non ho ancora guardato bene il nome. Turner tenta di accentrarsi, ecco Figuera. Prova il tiro! Niente. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. No, ovviamente. Tutto è riuscito benissimo tranne il tiro. Tranne il momento del tiro, ogni volta ti va a rubare palla. Dai Haber che ce l'hai. Dai Haber. Che è stato? Cosa? Come? Ma vi vorreste scambiare? Sono tutti invertiti. Romano! Mettitela sul sinistro, ti prego! Sul sinistro, ha detto! Sono spostato apposta! Va a tirare di destro di nuovo! Ma che palle che siete! Fate apposta a tirare col piede sbagliato! Non a lui, un pochino più potente ovviamente al momento del tiro, sempre al momento del tiro in FIFA la palla ce la si dimentica dietro. Hanno spezzato bene la trama qui. Oh. Prova a far partire il tiro. Ma oh. Finitela questa cazzo di azione! Non manca un cazzo! Ormai è finito il tempo! No, è fischia, porca troia! E che cacchio! Noi continuiamo con questa formazione, vediamo se... Mi sembra che funzioni, non ci è mancato quel poco di fortuna alla fine per segnare. Un po' di precisione in più, però comunque... Sta andando bene, Figuera sta andando bene lì a centrocampo. È anche abbastanza veloce, cosa che è come Willig. Devo sfruttare forse più Willig lì a destra. Se magari non state tutti nello stesso identico cazzo di punto. Si avvicina all'area. Ottimo pressing, recupera il pallone. Cercano spazi. La chiude molto bene. Mamma mia Santana, cosa sta facendo? C'è nessuno. Vabbè, da dietro e niente. Intervento a liberare. Apre sulla fascia. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Niente. Dai Turner, non farti raggiungere di nuovo. Bravo. Romano ovviamente lo tira su un difensore. Riuscite a tirare in porta senza beccare un difensore? No, perché è una roba impossibile. Quello lì stava marcando due giocatori in contemporanea. Ma nessuno che si muova. Chiave della gara. Palla intercettata, sfuma l'occasione, grande intervento. Palla recuperata, azione interrotta. Dai Wildig. Punta l'area. Perché Rose, perché? Perché devi essere scarso? Perché ti devo far giocare? C'è il traversone. Niente, è finita in un pareggio. Uno 0-0 deludente.
Ho avuto molte, molte occasioni, ma mai una cazzo di volta che finisse dentro, eh. Ok, eccoci di nuovo qua. Abbiamo un'offerta per Nizic, è il portiere? È il portierino. È il portierino, io tirerei 220.000. È molto scontento, a dir poco, no, non mi piace per un cacchio. L'ho fatto giocare un paio di partite e feci cagare assoluto. Ma c'ho la coppa? Io pensavo che fosse la settimana dopo. E allora mi sa che ho fatto una cagata. Questo qui lo vogliamo trasformare in torello, che secondo me tu ti alleni meglio nel torello. Tanto è la stessa identica cosa. Però quando usavamo il torello, tu avevi sempre A o B. Vabbè che non ne hai fatti tantissimi di allenamenti, però. C. Niente. Attori ha ancora aumentato. Oh io. Sale una velocità pazzesca. Quindi abbiamo la coppa di cosa però? Di preciso, un FL ancora? Eh sì. Vabbè. Tenteremo di vincere, che dobbiamo fare? Sta negoziando Otamendi. Ok. Offerta per Quinones, è il mio portiere titolare Quinones. No, 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 no. Quant'è? 950.000 potrebbero essere accettate? Io faccio 1.400.000. Dovrebbe essere compreso tra 792 e 960. Io rilancio però. Non è la cifra che vogliono loro. Allora. Magari Dybala al Manchester United, magari. Che facciamo? Vai, facciamo così. Per questa puntata è tutto e noi ci vediamo alla prossima in cui faremo la coppa e questa partita di campionato. Ciao a tutti ragazzi, ciao! Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!